Ieri avevamo avuto in trasmissione, dopo aver tentato di contattare anche il Partito Democratico, il sindaco Tosi, e gli esponenti del PD non avevano potuto essere nostri ospiti. Il sindaco ci ha detto nei dettagli, insomma, quello che il punto di vista dell'amministrazione, un intervento, quello su Via Veneto, che andava fatto per garantire sicurezza, in modo particolare ai bambini che si recano a A scuola. scuola? Un intervento che adesso con il cantiere, tra l'altro, è più impattante di quanto non lo sarà a cantiere ultimato, perché per il cantiere sono necessari spazi ulteriori. Ci ha spiegato anche che questo progetto non è stato spiegato all'interno del quartiere prima della partenza, perché è un progetto che ha circa 8 anni, che era già dell'amministrazione Pironi, Pironi. quindi con Questo l'assessore dice il Truccoli. sindaco. Poi c'è un altro elemento, secondo me Andrea, Esatto. interessante, che è invece il dibattito più politico, perché in realtà noi avevamo appreso in diretta, proprio dal sindaco, che qualche minuto prima del suo intervento in radio un gruppo di residenti Una capitanato delegazione. dall'ex sindaco Daniele Imola era andato in comune proprio per chiedere udienza. Sui giornali c'era scritto che l'incontro era stato fissato per il lunedì Ce l'ha confermato anche successivo. il sindaco, dicendo che però le porte del comune sono sempre aperte se li è trovati davanti arrivando, e quindi gli uffici hanno dato loro il dovuto spazio. In realtà sembra che poi le botte e Non si risposta è non siano andato stati proprio proprio così, così, infatti. così, insomma, all'acqua e sapone. Però ieri poi, dopo le Esatto, come dichiarazioni infatti. del sindaco, che ricordiamo aveva detto c'è una delegazione guidata dal sindaco Imola, era attesa per lunedì, l'abbiamo ricevuti lo stesso, anche se, essendo stato sindaco per 10 anni, Imola Lui sa. sa che l'amministrazione lavora su appuntamenti, quindi questa era la frecciatina lanciata. Beh, in giornata, anzi Il nel giro di qualche sindaco, ora, esatto, ha l'ex sindaco ascoltato, Imola infatti. ci ha contattato per farci sapere la sua su quello che è accaduto in mattinata e sul perché di questo anticipo, insomma, E a noi rispetto alla data piace sempre fissata. far ascoltare tutte le posizioni in campo e quindi ascoltiamo proprio l'intervista rilasciata ieri al nostro Maurizio Ceccarini dall'ex sindaco di Riccione, Daniele Imola. Abbiamo accompagnato una delegazione di cittadini di San Lorenzo in comune perché il sindaco ci aveva dato un appuntamento solo per lunedì prossimo e siccome i lavori procedono piuttosto celermente, la cosa era piuttosto urgente, quindi siamo andati per segnalare questa urgenza. Fuori dal comune abbiamo incontrato il sindaco che ci ha confermato che lei fino a lunedì prossimo non era disponibile a incontrarci perché non aveva tempo disponibile. E noi ce ne stavamo andando, abbiamo poi incontrato l'assessore Cesarini che molto gentilmente invece ci ha ricevuti e assieme ai tecnici abbiamo iniziato a guardare le criticità di questo progetto, che sono tantissime. E proprio già in questo primo incontro, lo stesso assessore e i suoi tecnici hanno già riconosciuto alcune di queste criticità, e si sono impegnati a modificarle, perché altrimenti l'intervento sarebbe veramente pericoloso e anche, inefficace. Noi ci auguriamo che in questi giorni, come si è impegnato a fare l'assessore, ci riflettano ancora perché le modifiche, potrebbero esserci anche altre per renderla un pochino più compatibile. Restiamo dell'opinione che la pista ciclabile più sicura dovrà passare non su Via Veneto, perché lì è comunque più pericolosa. Tuttavia rispettiamo la scelta politica di questa amministrazione, vogliamo però che sia rispettato anche i cittadini di San Lorenzo perché per così come verrà realizzata sicuramente sono più i problemi che crea di quelli che risolve. Quindi speriamo che in questi giorni il sindaco rifletta assieme ai suoi assessori e ai dirigenti, ai funzionari e rifletta sulle criticità che gli abbiamo segnalato, in particolare quelle che restringendo Via Veneto si produce una pericolosità di quella via che 40 anni fa era stata scongiurata con la disponibilità di tutti i frontisti a cedere le loro aree per allargarla e farla diventare una strada degna di questo nome. Se la andiamo a restringere di nuovo, non sarà più possibile fare le fermate su quel tratto di Via Veneto e quindi chi deve entrare in casa propria ai cancelli non potrà più fermarsi e non si sa come farà a entrare.
i mezzi di soccorso, le ambulanze, i vigili del fuoco, non ci sarà la possibilità di accostare e far passare il mezzo, non ci passerà in mezzo a due macchine perché la carreggiata viene ristretta troppo. Noi abbiamo proposto di restringere un pochino la pista ciclabile, che comunque resterà una pista molto pericolosa perché ha tantissimi attraversamenti, tantissime intersezioni e quindi non serve farla larga perché invoglierebbe anche i ragazzini a andare più forte e quindi aumentare il pericolo. Facciamo la pista ciclabile, se la vogliono far lì a tutti i costi, facciamola pure lì, ma facciamola un po' più stretta e lasciamo via Veneto transitabile, percorribile, senza i pericoli che sono già evidenti a tutti in questi giorni di cantiere. Con molto buon senso abbiamo cercato di portare avanti, continueremo a cercare di portare avanti queste nostre posizioni. Dispiace che il sindaco non ha pensato che fosse abbastanza urgente questa riunione, non ha trovato il tempo stamattina per riceverci, aspetteremo fino a lunedì. Segnaliamo però che ha trovato il tempo di parlare con tutti i giornali, di rilasciare un'intervista a voi e di scrivere non so quanti messaggini su Facebook nel tempo mentre noi stavamo incontrando l'assessore. Comunque la scelta del tempo è sua, lo organizza come crede lei, ma noi abbiamo pazienza e aspettiamo lunedì prossimo, speriamo che la notte porti consiglio. Il progetto che avevamo lasciato noi era lontano da Via Veneto, in un'area verde che arrivava direttamente nel polo scolastico e permetteva ai bambini di andare veramente in sicurezza su una pista che non aveva interferenze con nessuna strada. E tant'è vero che una parte di questa è già stata realizzata, non c'era solo il progetto, c'era anche un pezzo già realizzato. E quindi, però, rispettiamo, ci ha ripetuto l'assessore 20 volte che è una scelta politica, benissimo, la rispettiamo. Però come cittadini chiediamo che venga realizzata con buon senso, almeno con buon senso. Quindi se volevamo fare polemica politica l'avremmo fatta facendo le barricate e chiedendo di fare l'altra pista. Vogliamo essere concreti e di buon senso, speriamo che anche da parte dell'amministrazione, come ha dimostrato stamattina l'assessore, anche gli altri e anche il sindaco dimostri di avere buon senso. Questa è la posizione espressa ieri dall'ex sindaco di Riccione Daniele Imola, anche in risposta alle parole che in mattinata il sindaco aveva rilasciato alla nostra trasmissione. Noi adesso abbiamo un'altra voce del Partito Democratico, quella del segretario comunale Marco Parmegiani. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Ma grazie a lei, l'avevamo cercato ieri mattina, purtroppo impegnato in un incontro il segretario, per cui insomma siamo contenti di poter recuperare anche la sua voce, immagino poi in linea almeno in parte con quello che ha sentito anche dall'ex sindaco Imola. Beh certo, io ho sentito solo l'ultima parte in cui un po' sintetizzava però il pensiero. Esatto. La cosa che volevo ribadire prima di ogni altro ragionamento era un'affermazione del sindaco Tosi ieri in cui dice che il Partito Democratico addirittura lancia l'accusa che il progetto non sia legittimo dal punto di vista, diciamo, tecnico, organizzativo o legale. Questo noi non l'abbiamo assolutamente mai detto, anche perché crediamo che i tecnici della macchina comunale, dell'amministrazione, siano tecnici che si attengono a quelli che sono i regolamenti e che prevedono quel tipo di struttura lì. L'unica cosa, noi pensiamo che il progetto non segua il buon senso, il classico ragionamento del buon padre di famiglia. Credo che nessun buon padre di famiglia potrebbe mettere in piedi un progetto pericoloso come quello, perché questo è alla fine. E anche il discorso che fa il sindaco Tosi relativamente all'aggressione che c'è stata perché l'appuntamento doveva essere lunedì della settimana prossima mentre si sono presentati lì, accolti fra l'altro mi risulta anche non a male parole ma a mali toni
da parte del sindaco, mentre invece il sindaco era impegnata a rilasciare interviste ai giornali, a rilasciare... Che non è un peccato, eh? No. No, lo dico perché anche infatti, l'informazione in questi casi è importante. Infatti, se mi faceva terminare... Certo, prego. Avrei detto sui giornali, sulle radio, sui social, cose che si potevano fare anche un'ora e mezzo dopo, voglio dire. Era una battuta, chiaramente, Parmigiani. Mentre invece, ad esempio, la sensibilità evidentemente più alta verso certi temi dell'assessore Cesarini è emersa tutta con la sua estrema disponibilità ad ascoltare quelle che sono le rimostranze, più che rimostranze, le esigenze reali dei cittadini rispetto a quella opera. Si è dichiarato immediatamente disponibile appunto per verificare che tipo di eventuali modifiche possono essere apportate a quel progetto. E mi risulta che si sia parlato della possibilità di mantenere la rotonda o ripensarla magari in altro modo all'incrocio fra via Veneto e via Udine, piuttosto che mettere il cordolo che determinerebbe un problema di viabilità incredibile, e anche i cittadini hanno poi anche affermato quanto un rallentamento della viabilità produca alla fin fine anche un aumento dell'inquinamento, dello smog e quant'altro, e in una pista ciclabile che passa proprio a fianco e che di norma le piste ciclabili hanno tutt'altro tipo di filosofia. Parmigiani, le volevo sottoporre le considerazioni che in merito a questo intervento sono state fatte un paio di giorni fa dagli ex esponenti del PD che adesso sono all'interno di Oltre, che hanno detto insomma queste contestazioni per un progetto che il Partito Democratico avrebbe potuto fare da anni. Alla fine, insomma, quindi loro hanno nicchiato, almeno qualcuno ci mette mano, insomma, come in risponde sostanza a questa provocazione, diciamo così? Anche qui siamo sempre nel dibattito politico, sappiamo che non è semplice. Ma ognuno fa le osservazioni che vuole, e alle provocazioni noi rispondiamo con i fatti. Perché, come ho sentito nell'ultima parte dell'intervista di Daniele, il progetto presentato era tutt'altro rispetto a quello che è stato licenziato e che sta per essere attuato. E rammento che a luglio del 2013 fu presentato un POC, Piano Operativo Comunale, che riportava il piano delle infrastrutture per la mobilità complessivo sul territorio riccionese, che fu approvato con una delibera di consiglio comunale del 25 luglio, e i firmatari e i presentatari erano il sindaco Massimo Pironi e l'allora assessore alla pianificazione territoriale Maurizio Pruccoli. Questo fu poi oggetto di osservazioni, di qualche modifica, perché si parlava di tutte le piste ciclabili che insistevano e che insistono tuttora sul territorio rizzonese, e fu approvato le variazioni con una nuova delibera di Consiglio Comunale del 7 aprile 2014. Se si va a vedere il carteggio e la cartografia, si vede chiaramente che il percorso era l'altro, cioè quello... Non su via Veneto, giusto? Non su via Veneto, e ribadisco, il presentatore era l'assessore alla pianificazione territoriale di allora, Maurizio Pruccoli. Quindi mi chiedo oggi chi vuole fare della provocazione farebbe bene magari prima a informarsi meglio di quello che è stato fatto in passato, quando anche chi oggi provoca faceva parte dell'amministrazione comunale o in veste di consigliere o in veste di assessore. Quindi voglio dire, lascia il tempo che trova, fa più fumo, butta più fuffa, ma la sostanza è ben altra, insomma, ecco.
Allora, sicuramente Marmeggiani la cosa anche si nota, questo uscendo dal dibattito insomma solo politico, l'interesse, perché l'incontro che avete fatto, immagino lei ci fosse l'altra sera a San Lorenzo, mostra che effettivamente è di grande interesse, perché quando arrivano tutte queste persone significa che comunque il tema è caldo, che poi da chi si è organizzato l'incontro, insomma è anche quello importante, però sicuramente c'è un'attenzione da parte dei cittadini che credo a questo punto aspettino delle risposte anche certe. Io credo che, anche lei lo diceva, insomma questa apertura da parte dell'assessore, la possibilità di riverificare con i tecnici anche qualche cambiamento, penso sia, a questo punto ci sarà poi anche l'incontro lunedì, la cosa migliore sarebbe effettivamente corrispondere, poi non, la, insomma la soluzione migliore non c'è mai, la soluzione che vada bene a tutti non c'è mai, questo lo sappiamo, e quindi però interessante insomma questo dialogo che si è venuto a creare, non crede? No, no, assolutamente positivo, assolutamente positivo. Vale la pena qui ricordare una cosa. Il sindaco Tosi ha detto che non era possibile incontrare i cittadini perché era una cosa delicata, eccetera. Però vorrei ricordare al sindaco Tosi che incontrò addirittura nella sala del Consiglio Comunale i cittadini di Via Malta per presentare loro il progetto di riordino della via, del taglio degli alberi, della rimessa in posizione dei sottoservizi fognari e quant'altro e dei marciapiedi. Su una cosa, voglio dire, abbastanza semplice e lineare. Non è che ti vengo a restringere la strada, ti creo... Ecco, quindi mi chiedo perché con i cittadini di Via Malta si è utilizzato un meccanismo di incontro, di confronto e di verifica, mentre con i cittadini di via che insistono a San Lorenzo, in particolare nella zona di via Veneto, questo non sia stato fatto. Ci sono allora davvero cittadini di serie A e cittadini di serie B? O San Lorenzo ha una connotazione talmente particolare per cui tanto peggio, tanto meglio? Non lo so, non lo so. Mi sembra che questa amministrazione stia continuamente perdendo dei colpi, insomma, ecco, parafrasando, ecco, mi viene in mente questa cosa, parafrasando il bollettino della vittoria di Diaz del 4 novembre del 18 che tutti abbiamo studiato a scuola, mi sembra che i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti, tosiani in questo caso, risale in disordine, senza speranza, qualcosa del genere, le valli e i paesi che avevano percorso con sicurezza. Mi sembra che oggi come oggi questa sia una situazione che la Tosi sta vivendo al 100%, e il dire che i problemi in realtà sono interni al Partito Democratico perché ha varie anime, mi sembra che siano proprio appositamente fatti per distogliere l'attenzione su quelli che sono veramente i reali problemi di coesione all'interno dell'attuale maggioranza.